Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Sera, talk show su social, come ogni venerdì dedicato al Cagliari dedicato ovviamente all'inizio, diciamo così, alla vigilia della partita, in questo caso molto importante che molti tifosi sardi aspettano, anche la big match contro la Juve. Ne parliamo oggi con Sergio Cadedo, il collega giornalista sportivo, consigliere regionale dell'Ussi Sardegna. Ciao Sergio, buonasera. Ciao Fabrizio, grazie per l'invito. Grazie a te, ovviamente grazie a tutti voi che ci seguite, grazie anche a blog Cagliari Calcio 1920 che condivide la diretta, grazie agli sponsor che rendono possibile la realizzazione della puntata. Partiamo subito dalle ultime notizie. Sergio, eh, ahimè abbiamo visto la lista dei convocati che insomma, è stata diramata praticamente poco dopo pranzo e non c'è Nandez, mentre di Godin già si era detto già da stamattina. Che la positività che era stato riscontrato positivo dal viaggio dopo diciamo, l'incontro con la nazionale uruguayana anche Hernandez eh, in maniera precauzionale non è positivo, va detto. però non farà parte della rosa che partirà a Torino con la Juve. Sì, è il caso di parlare di un eh, focolaio Uruguay, perché alla fine, se andiamo a fare i conti, questa, questo break per le nazionali ha portato alla Celeste un poco felice traguardo di quasi 20 persone, 10 giocatori eh, e quasi altrettanti dello staff eh, contagiati, positivi al COVID, quindi ovviamente scatta l'allarme anche per quelli che in queste ore hanno fatto registrare tamponi negativi, ma che comunque sia sono stati a stretto contatto con, eh, con tanti positivi e quindi è necessario che stiano tutelati e eh, in isolamento fiduciario cautelativo per, per qualche tempo. E anche il caso di Nandez, certo è che per il Cagliari. È una doppia batosta perché già rinunciare a Godin purtroppo è tanta roba. Forse in questo momento lo è ancora di più rinunciare a Nandez, che per gli equilibri di questa squadra eh, è un tocca sana. Lo ha dimostrato nell'ultima gara contro la Samp in modo particolarmente evidente, cambiando diverse volte posizione e eh, riuscendo poi ad andare in gol quando di Francesco l'ha fatto giocare un po' più arretrato, come a dire. Che non è la vicinanza alla porta a servirgli quanto proprio la capacità di stare in campo. È un giocatore ormai totale eh, e mancherà tanto al Cagliari domani. Allora, intanto, iniziano ad arrivare già le prime domande. Allora, che è quella di Michele che parla di Luvumbo. Allora, per eh, sgombrare il campo dalle domande, io direi, se sei d'accordo con me, Sergio, eh, elenchiamo la lista dei convocati e quindi già abbiamo un quadro della situazione. Allora tra i convocati di Francesco i portieri sono i tre, Aresti, Cragno e Vicario, difensori Tripaldelli, Clavan, Pisacane Zappa, Valiukievic e Carboni, quattro centrocampisti appena e su questo poi ne parleremo e sono Rog, Marin Caligara e Oliva e invece una batteria di attaccanti non indifferente perché ci sono Simeone e Joao Pedro, poi Tramoni Pereiro, Cerri Pavoletti, Sottil e Unas quindi vedete che non c'è Cepitelli, Faragò, Luvumbo, Licoianni, Licoiannis, Pinna, oltre a Godin Nandez che abbiamo detto. Ecco, quindi eh, sgombriamo il campo anche per Luvumbo. Eh, Sergio, parlavamo di quattro centrocampisti fra i convocati. Nonostante i, i 28, i 29 giocatori in rosa, c'è un settore che mi pare che sia un po', un po', come posso dire, un po' carente, poi se vogliamo per carità inserire eh, un as è, è sotto il tre centrocampisti, magari si, si, si rimpolpa un po'. Sì, eh, allora c'è da dire che il Cagliari ha qualche elemento duttile che può essere spostato in un caso totalmente ipotetico di mh, linea 5 dietro, o meglio un 3-5-2 eh, variabile. Anche Zappa e Tripaldelli potrebbero essere eh, considerati in linea mediana. In realtà e eh, in emergenza il reparto è evidente, ne mancano tanti. Evidentemente eh, la Rosa ha comunque mossa un po' anche la corda. Eh, da questo punto di vista, ricordiamo che in questo momento il Cagliari non può neanche attingere alla primavera al settore giovanile per, eh, perché ci sono problemi eh, anche su quel, su quel fronte, quindi eh, Di Francesco un po'. Eh, le cartucce contate nella sua pistola, però è anche uno che eh, sa caricare le, le armi in modo inaspettato. L'ho dimostrato tante volte in carriera, tante volte, eh, a dispetto della sua fama da integralista, eh, ha accantonato i, i dogmi per eh, arrangiarsi, per trovare il meglio da quello che aveva. L'abbiamo visto succedere. Eh, per la verità, qualche volta quando allenava la Roma, meno a Genova con, eh, con la Sampa, forse sì. questo gli è costato la panchina, quindi credo che eh, abbia tratto anche insegnamento eh, da questo. Ora vedremo cosa tirerà fuori, magari poi eh, proviamo reparto per reparto a vedere quali armi ha a disposizione. Sì. Eh, allora, eh, noi abbiamo, siamo partiti all'inizio della settimana dove Licoyannis non ce la faceva, quindi <coughs> già si sapeva. E poi eh, la, la tegola di Tripaldelli che non era al meglio, anche lui con dei problemi. Grazie a Dio, grazie per fortuna. Insomma, sembra aver recuperato. Potrebbe essere il turno di Tripaldelli. Però è anche vero che la coppia centrale è, è, da, è da cercare di ipotizzare. Ma un po il discorso della coperta corta, perché con la Juve, se giochi per attendere, rischi di prendere un'imbarcata di gol, considerando che il Cagliari in difesa più volte quest'anno ha ballato un po'. Dall'altra, però, rischi di sbilanciarti, ma devi anche giocartela e quindi magari far giocare insieme per la prima volta dal primo minuto unas e sottile. Secondo te, che cosa potrebbe inventarsi? Beh, allora, se eh, cerca di mantenere gli equilibri e l'assetto la, tattico che finora stava trovando poco a poco, eh. Chiaramente eh, ci aspettiamo un as e Sottil insieme con un eh, 4-2-3-1 eh, con la linea dietro la punta, formata appunto da un as Sottile e Joao Pedro. Viceversa, se volesse provare a eh, offrire un Cagliari con un po' più di densità a centrocampo, potrebbe pensare Di Francesco di passare a un 4-3-2-1, anche se qualche problema ci sarebbe. Intanto perché giocare con tre centrocampisti significa. Per quello che abbiamo detto prima sulla rosa, che ne lasci uno solo in panchina ed è sempre eh, problematico. In più, eh, dovresti trovare una collocazione a due uomini su tre dietro eh, Simeone, quindi lasciare fuori uno presumibilmente fra eh, un as e Sottil. In questo momento sono entrambi giocatori molto interessanti e molto importanti per, per il gioco di Francesco. Certo è che il Cagliari ha dimostrato finora ehm, di essere insidioso quando ha il pallone fra i piedi, di essere un po' fragile quando il pallone ce l'hanno gli altri, quindi con la Juventus ti devi aspettare che il pallone ce l'abbiano eh, più gli avversari che quelli in maglia rosso blu quindi devi prendere delle contromisure, certo non puoi eh, fare tutta la partita come hai fatto con la Sampdoria col pressing altissimo, eh, con l'andare a recuperare subito il pallone e verticalizzare subito, ci sarà bisogno di un po' più di mestiere. Allora intanto per quanto riguarda non è mai bello guffare in casa altrui, però diciamo diamo anche uno sguardo in casa Juve perché la Juve ha comunque dei giocatori che non saranno presenti ed è il caso ad esempio della, di, di due centrali importanti quali Chiellini e, 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 e ovviamente Bonucci, c'è poi Ramsey, indisponibile e poi c'è il punto interrogativo di Bentacur che faceva parte anche lui della rappresentativa insomma che italiana che insomma che è rientrata dall'Uruguay anche lui doppio tampone negativo però ed è qui quello che insomma poi l'esame e l'analisi che chiedo di fare a te se pensi che possa essere utilizzabile UNAS e Sottil anche considerando il fatto che la Juve ha tre centrali ma sono tre centrali tra virgolette statici no? perché c'è eh, De Miral, c'è eh, Danilo e c'è Delite che rientra sì, allora è ovvio che eh, quella dei, dei, dei due esterni così veloci e così tecnici come un asse sottile eh, è un'arma importante. Eh, resta il fatto che la coperta deve coprire un po' dappertutto, non puoi tirarla troppo né da una parte né dall'altra. Credo che eh, sia la scelta più plausibile quella di schierarli entrambi da parte di Francesco, anche per una questione di salvaguardia di quella identità che stava trovando piano piano questa squadra nel, nel corso del campionato però eh, se hai quei due devi chiedere un, un sacrificio extra eh, a Joao Pedro intanto gli devi chiedere di, di fare da, da raccordo tra centrocampo e attacco come sa fare lui ma con un, un passo un po' diverso e devi ovviamente chiedere gli straordinari eh, a Marin ma soprattutto Rog. Allora, Andrea dice io che avevo detto che segnavano Gordino e Nandez invece non ci sono e mi piange il cuore. Ecco, con loro due in campo era tutto un altro Cagliari. Eh, chiedo a te Sergio, il fatto che manchino due pezzi da 90, due giocatori molto importanti, oltre all'esperienza e oltre a quello che mettono in campo, può essere anche visto come da stimolo per chi prenderà il posto loro? Guarda, eh, credo che per Di Francesco questa sia forse la nota più. Non dico positiva, non dico gradita di questa gara, però eh, lo diciamo tante volte, sembra una frase trita, le partite come eh, quelle in casa della Juve si preparano da sole, non, non c'è bisogno di motivare i giocatori, di spronarli, sono tutti carichi a mille e magari chi non ha avuto tanto spazio ha la voglia di spaccare il mondo e di farsi vedere in una vetrina eh, che poi va sulle televisioni di tutto il mondo. È ovvio che eh, questa è l'occasione buona per, per questi giocatori, per tirar fuori quello che hanno, per convincere l'allenatore eh, a eh, farli salire un po' nelle gerarchie. Credo che eh, sia, tra virgolette, eh, sempre facendo i conti con la teoria della relatività, meglio eh, rinunciare a due giocatori eh, così importanti in una gara come questa piuttosto che in una gara davvero eh, cruciale per il campionato. Diciamo che con la Juventus vai a provare a fare l'impresa e allora perché no anche un eh, Tripaldelli eh, per fare un nome può avere quella marcia in più. Fra l'altro una piccola parentesi ho avuto modo di vederlo in Coppa Italia Tripaldelli eh, e mi ha fatto un'ottima ottima impressione io per eh, la gara contro la Sampdoria l'avevo messo nelle probabili formazioni perché eh, ero convinto che stesse piano piano convincendo Di Francesco a dargli una chance, quindi da questo punto mm. di vista la gara di domani torna, torna utile. E invece io ti eh, lancio una provocazione nella costruzione della formazione. Tripaldelli abbiamo detto che ha recuperato in questi giorni, quindi magari non è al 100%. E se invece per blindare, per coprire di più la difesa, e quindi dare modo agli esterni di essere più liberi di attaccare, eh, blindasse i quattro dietro, quindi mettesse un pisacane Valiukiewicz centrale e Clavan terzino sinistro bloccato? Allora, secondo me è, è più facile che un cambiamento di questo genere venga dall'altra parte: nel senso che mm. si possono vedere magari Pisacane terzino destro e Zappa a dare una mano al centrocampo perché eh, ha il passo per stare un po' più avanti. Clavan eh, terzino sinistro, onestamente, contro la Juventus, contro il passo di Bernardeschi, non la vedrei come una, una soluzione ideale che non è previsto Bernardeschi, è previsto Kulusensky davanti. Eh? Eh e sì, comunque... Però... <ride> comunque siamo sempre lì, cioè la Juve comunque vada, si può pre... ovviamente può avere il lusso di tenere in panchina eh, Bernardeschi, Chiesa e, e, e Di Bara, ad esempio, insomma anche questo noi dobbiamo tenerlo in conto. Sì, sì, la panchina lunga è la, è la qualità media, perché eh, non dimentichiamo che la Juventus, anche se sta... Vivendo una stagione eh, ben diversa rispetto alle ultime non so, nove in cui aveva dominato eh, il campionato, sta eh, vivendo una stagione che per il momento è un po' ridimensionata rispetto al, ai suoi standard, ma questo non toglie che abbia una qualità media nei suoi giocatori impressionante, ovviamente superiore a quella del Cagliari nel, nel complesso, al Cagliari servono altre armi per, per tenere a bada la Juventus. Poi quella, quella qualità e quella panchina che eh, permettimi una, una nota anche sul, sul nostro mestiere che rendono maestro un allenatore, prima ancora che esordisca per la prima partita in Serie A. Perché con Pilo abbiamo assistito a una, una celebrazione in anteprima, che io raramente avevo visto prima, senti Sergio. Sinceramente, secondo te il Cagliari dove può dare fastidio alla Juve o dove la Juve è più debole? più attaccabile perché tu giustamente dicevi la Juve è piena di campioni comunque ci, gli stimoli arrivano in maniera normale, è molto qualitativa in campo e fuori però è anche vero che non ingrana il pareggio col Verona, insomma ci sono delle, 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 delle partite non proprio da ricordare vittorie con una 0 strappate con le unghie con coi denti, il pareggio subito contro la Lazio al 95esimo, cioè questa squadra è ancora, l'ha detto anche Pirlo Col cartello lavoro in corso, ecco dove è più, uh, uh, o comunque meno, meno, meno forte, non dico più facile, ma meno allora, forte. Quello che eh, a mio modestissimo parere eh, è stato finora il difetto maggiore di questa Juventus è la capacità di chiudersi. Nel senso che non, eh, non ho mai visto una gran coesione in fase di non possesso fra centrocampo e difesa. Quindi eh, arretrare e, e accorciare per, per chiudere il campo. Da questo punto di vista, se il Cagliari resta corto e riesce eh, a sfruttare nevralgicamente eh, quei tre, Unas, eh, Joao Pedro e Sottil, che si vanno a piazzare più o meno in quella zona di campo, può creare veramente dello spacedo, nel senso che se il Cagliari, recuperando palla, riesce immediatamente a scavalcare il centrocampo della Juventus per eh, lancio lungo, eh. ma non solo, anche per, per geometrie, e a mettere palla eh, allo scoperto fra centrocampo e difesa della Juventus, allora quella difesa della Juventus attaccata in velocità da quegli uomini e con Simeone in mezzo all'area possono fare davvero danni, danni pesanti. Allora c'è una domanda di Marco, e chiede come sta, come sta Pinna, che fa parte di quei ragazzi che purtroppo non hanno trovato molto spazio, e tra l'altro non è neanche disponibile, non è che fai convocati questa volta. Sì, eh, c'è ancora da aspettare. Per Pin eh, ha avuto un, un inizio di stagione da sogno l'anno scorso, con il precampionato che l'aveva messo in luce, le prime partite da titolare, poi il prestito, dove forse non è riuscito a trovare eh, lo spazio che avrebbe comunque meritato, quest'anno è frenato dal, dagli infortuni. Speriamo che si riprenda presto anche perché. Un'alternativa lì a destra serve, considerato soprattutto il fatto che Faragò, per, questo, per quello che è stato te impiegato te. da Terzino, ha dimostrato per l'ennesima volta di rendere molto di più eh, da, da mezzala, da centrocampista, addirittura io direi pure da esterno eh, destro. Eh, nel caso del, del 4-3-3, quindi eh, pinna farà molto comodo a questo Cagliari. Il campionato è lungo, con i cinque cambi a partita, davvero servono tutti. Pinna. Si rifarà per il momento. Bisogna ancora appenderlo Allora, intanto Andrea dice io metterei un giocatore alla destra. La crisi in area Secondo me, è solo così metteremo in crisi la Juve in difesa. Non è forte come l'anno scorso. Poi non so se mi sto sbagliando. Beh, eh, un As è un giocatore che sulla destra può eh, creare veramente scompiglio. Fra l'altro, eh, è bravo a rientrare sul sinistro e cercare la porta in prima persona, ma è bravo anche a servire i compagni. Lo dico a vantaggio non solo della testolina di Simeone, che è bravo nel gioco aereo, ma eh, contando i 90 minuti e i possibili cambi, anche riferendomi a Pavoletti. Eh, personalmente eh, ho notato già dalla Coppa Italia e poi anche in campionato eh, un'intesa speciale fra Unas e Pavoletti. Capitano quelle. Quelle, quelle intese a due, quelle, quei stili quelli mio particolari. Sì, se ci ricordiamo Faragò e Pavoletti, il primo anno di, di Pavoletti. Ma, anche Lazzari e Matri, no? Lazzari e Matri, andiamo ancora un pochino più indietro. Cavezzi e Muzzi, ci sono qui giocatori mm. che sanno leggere il, i movimenti di un compagno in particolare. Eh, in questo abbozzo di campionato, perché ancora è tutto da verificare. Oh, mi è parso di vedere una, una splendida intesa fra un'asse e Pavoletti quindi credo che da quel punto di vista possa essere un pericolo in più per la Juve un altro dei giocatori Sardi-Doc che hanno avuto il loro diciamo, un momento di splendore verso la fine del campionato scorso è Carboni Carboni che è convocato fa parte della Rosa però sembra essere messo un po' da parte sarà perché comunque Valiukovic sta diventando un giocatore molto, molto importante anche a livello internazionale Abbiamo Godin che il nome dice tutto, e poi ci sono Pisacane e Claman che comunque anche la loro esperienza ce l'hanno. Ecco, però dico questo: Carboni potrà avere spazio oppure sarebbe stato il caso forse di darlo in prestito? No, secondo me potrà avere spazio e credo che eh, l'anno scorso eh, abbia esordito perché eh, si è fatto evidentemente, si è messo in luce. Eh, sui campi di allenamento, ma anche eh, per necessità che è tornata comoda il Cagliari, in, in quel caso, in questo momento non c'è la necessità, ma c'è un giocatore che, proprio sui campi da, di, di allenamento, insegna il calcio, eh, insegna come stare in difesa, che è Godin. Quindi, credo che in questo momento, eh, al di là del, dei contrattempi eh, di, di questi giorni di Godin, ma credo che queste settimane siano servite, e poi serviranno le prossime. Eh, a Carboni per imparare qualche trucco del mestiere da un, uh, da un giocatore esperto anche a livello internazionale, come Godin, credo che poi Carboni in corso di campionato verrà utile e sarà più forte di prima, avendo potuto seguire qualche lezione interessante. È innegabile che chi ha giocato allo Juventus Stadium, eh, o chi c'è stato, ah, vabbè, c'è cioè Alessio, fac faccio, faccio la domanda di Alessio. Poi ti faccio la mia. Eh, si può optare per un 4-4-2 con un asset sottile può essere un'idea secondo te che cambi modulo io ho qualche eh, dubbio eh. Eh. allora è quello che dicevamo prima eh, 4-2-3-1 o 4-4-2 se non cambi gli uomini con 4-4-2 dovresti chiedere compiti dif più difensivi a un asset sottil eh, e, e lasciare un po' più di libertà a Joao Pedro credo che per caratteristiche personali Invece, quello più eh, portato più efficace, quando c'è da, da sacrificarsi un po', sia Joao Pedro, e per questo motivo eh, si resti sul 4-2-3-1. Eh, Poi magari durante la partita le, le, le posizioni possono anche cambiare. certo, eh, diciamo, è innegabile che chi ha giocato, magari c'è stato il Juventus Stadium con la di tutto, facesse stato in passato effetto e forse di grande impatto. Tanto è vero che quando ero. Quante volte la Juventus ha spinto in casa grazie alla spinta del proprio pubblico? Quanto potrà influire il fatto che questa stagione sia anomala e qui ci sia, che non ci si sente allo stadio, anzi credo che la porta è chiusa perché a Torino è più o meno una rossa. Quindi quanto potrà influire se seguirà se il festival se giochi senza la spinta del pubblico? Beh, eh, il, il fattore campo in questo campionato, ma già dalla, dalla ripresa post lockdown della scorsa stagione, evidentemente lo dicono i numeri, eh, è meno importante, più, eh, è più sfumato. Credo però che eh, per quanto riguarda i giocatori, mh, giocare, non so, a San Siro contro lo Stadio Pieno può essere, o allo Juventus Stadium, contro eh, una squadra che ha eh, gli spalti pieni. Possa essere magari un, un impaccio per i più giovani, per chi si fa magari tradire dall'emozione, ma anche uno stimolo per, per altri giocatori. C'è cioè chi risponde eh, agli spalti pieni mostrando il petto, eh, quindi viene meno un po', eh, vengono meno entrambi gli estremi. Comunque il fatto che il, il fattore campo eh, sia più sfumato in questo momento eh, favorisce, tra virgolette, il Cagliari. Poi è ovvio che eh, le gare fanno, fanno storia a sé. Lo Juventus Stadium è, è uno stadio, eh, non, non dico prestigioso nel senso che non ha la storia, eh, la lunga storia di altri stadi italiani. È uno stadio che eh, naturalmente significa Juventus, significa la squadra che, eh, ha, eh, che domina la gerarchia del calcio italiano degli ultimi dell'ultimo decennio, questo lo dicono i numeri, quindi andare a giocare lì deve essere eh, uno stimolo in più. Di Francesco lo farà come detto con eh, l'obbligo di fare di necessità virtù con eh, le assenze che lo condizionano, con la possibilità di pescare nella rosa qualcuno che riesca a a dimostrare il suo valore, anche se ha trovato Poco spazio fino adesso, parlavamo prima dei Tripaldelli, non c'è solo lui: eh, con le cinque sostituzioni si possono avere eh, diverse soluzioni eh, anche a partita in corso. Lo stesso Pavoletti vuole tornare a tutti i costi a segnare. Lo, lo abbiamo visto anche contro la Samp, cercare eh, insistentemente il gol quando, quando è entrato in campo. Quindi eh, ci sarà tanto da, da giocare domani allo Juventus Stadium. Poi intendiamoci: il Cagliari ha delle difficoltà. Il momento del calcio italiano è difficile, è, è un momento segnato eh, dalla crisi eh, che stiamo vivendo a livello mondiale, anche se resta una, una gabbia dorata, eh, ma è in crisi e in difficoltà eh, il calcio, non, non i Cagliari, quindi anche la Juventus fa i conti con, con tanti problemi. E domani proveremo a vedere se eh, il Cagliari riuscirà a fare un colpaccio, un colpaccio che manca da 11 anni. Quasi dal gennaio 2009, all'epoca i Cagliari di Allegri. Nel frattempo è passato, è passata tanta acqua sotto i ponti. Il Cagliari della scorsa stagione ha illuso tutti, poi eh, è crollato, tra virgolette, e eh, ha concluso la stagione nell'anonimato. Quello di quest'anno è partito un po' in sordina, almeno come, come risultati. Tuttavia, eh, Di Francesco piano piano sembra che stia trovando l'identità. Adesso la sfida è cercare di affrontare. Le difficoltà senza eh, retrocedere in questo processo di ricerca dell'identità, ma anzi, appunto, facendo ben figurare qualche, qualche giovane, qualche ragazzo, approfondendo questa, questo ritratto che eh, di Francesco sta facendo del cagliari. Allora, grazie Sergio, ho avuto un attimo un problemino tecnico, allora intanto anche Andrea dice domani giocherà il giocatore Unas, ci vorrebbe lui sulla fascia destra perché sta regolare a Crossare. secondo voi lo mettere in campo, un po' quello che dicevamo dall'inizio, però sugli esterni la Juve, perché è vero che noi pensiamo ad attaccare, ma anche dietro cioè la, la difesa del Cagliari perché loro hanno comunque due esterni molto rapidi, perché Quadrado da una parte e, e Alexandro dall'altra se non ricordo male dovrebbe giocare lui non sono proprio lenti lenti, quindi bisogna capire quanto i nostri esterni riusciranno a tenere l'oro e non viceversa. Certamente da questo punto di vista eh, viene anche in, in questione lo sforzo eh, straordinario che, che viene chiesto per forza di cose eh, a Rogue e a Marin, perché saranno loro a dover fare un po' da polmone del centrocampo, allargarsi, offrire un po' di supporto alle catene laterali senza eh, far mancare il eh, la densità al centro è, è, un, è un equilibrio complesso perché servono, serve un legame fra il terzino e l'ala sulla fascia, serve questa capacità di rog e marine di stringere e allargare a seconda del, del bisogno e contemporaneamente sono tante cose. Anche João Pedro, che eh, si avvicini un po' ai due lì dietro per cercare di, di accorciare gli spazi. Tutto questo per eh, farla un po' più semplice di come l'ho fatta fino adesso viene eh, più automatico se la squadra riesce a restare corta e credo che questa sia la sfida vera dei Cagliari di domani riuscire a restare corto Sergio in chiusura ti chiedo se, ce la, se ti va di fare un pronostico perché ovviamente anche in questo caso ricordiamoci si gioca domani sabato ore 20 e 45 allora, eh, di base non amo fare pronostici numerici, però prima mm. della gara con la Samp eh, mi è stato chiesto un pronostico eh, e ho puntato sulla voglia di riscatto di Di Francesco, che eh, la stagione prima era stato sostituito da Ranieri, così come alla Roma, e quindi lo rincontrava e voleva riscattarsi. In, alla vigilia della gara di domani voglio ricordare invece quando sfumato Zidane, Di Francesco era vicinissimo alla panchina della Juve. E poi hanno puntato su qualcun altro. Ecco, eh, mi auguro che domani il Mister riesca a prendersi una bella rivincita. E ce la tutti. Sergio, ti vogliamo eventualmente, visto che siamo comunque tra amici, ricordare che tu sarai presente fra poco a Su Sardegna 1? Sì, alle 21:15 su Sardegna 1, Rosso Blucento, con Bruno Corde e Valerio Vargio, come ogni venerdì sera. Ormai la formazione, però, l'abbiamo spoilerata, come dicono i giovani d'otto. Quindi, abbiamo fatto un'anteprima degli undici. Comunque, un abbraccio, ovviamente, anche a loro. Buon lavoro. Sergio, grazie della disponibilità. Ci vediamo presto. E, e niente, in bocca al lupo, buon lavoro. Grazie a te, Fabrizio, è sempre un piacere. E un saluto a tutti gli spettatori di Effetto Serra. Grazie, grazie a voi, grazie agli sponsor. Ci vediamo lunedì con una nuova puntata. Buona serata, ciao.